dalle tumultuose profondità delle acque del mare, possente, infinito ed oscuro, ma lampeggiante, la nave Lombardo e la consorella Piemonte attendevano. Con fiduciosa attesa, spalancando i suoi boccaforti alla nemesi e al riscatto della storia, mille gli eroi in camicia rossa. Il rutilante splendore garibaldino affossava le tenebre medievali e attanagliava l'Italia e sfangava la nuova alba di gloria, incarnando il desiderio patrio di libertà e uguaglianza degli italiani, del popolo italiano. Ma in questa alba di storia, in questo fulgore risorgimentale, una notizia passò inosservata: la fuga di quei suore dai rispettivi conventi. Venite signori, venite, partecipate all'eroica spedizione dei mille, ultima occasione, non perdete tempo, partecipate all'evento del secolo, sì, ultimi posti disponibili, affrettatevi signori. Lei con quella faccia da garibaldino non mi vorrà dire che non vuole firmare per seguire Garibaldi, eh? E voi? È un po' vecchiotto, ma funziona sempre. Dunque, vediamo un
dentro una cella ben sigillata c'è il prigioniero con i piedi fritti insieme alle due bambine di Pantegane, e si chiede al prigioniero se ha qualcosa da dire. Volendo si può aggiungere un po' di miele sul fritto. Poi cari bambini, non sapete parlare, mugolate. Aspetta che ti tolgo il bavaglio. Va bene, le chiavi te le do. Bene, vedo che sei ragionevole. Ma che cosa ne vuoi fare? Insomma, non vorrei mica darlo all'esercito Borbone e Papalino. E poi senti, il tempo della storia è cambiato, non lo sai? Ma che? Ti ho detto che servono per una causa migliore. Io voglio rifarmi una vita, voglio avere amanti, gioielli, vestiti di lusso, quattrini, alberghi, poi viaggi. Certamente un nemico!